Come dicevo, da parte della Prolupino volevo ringraziare chi ha permesso di organizzare la mostra, in particolare ovviamente volevo ringraziare la famiglia Tomasini, Costantina e Paolo, che già da tempo avevano avuto l'idea di condividere con Prolupino il materiale che avevano sulla storia del cinema locale, sul loro cinema. Ed è stato l'occasione di un colloquio con il professor Inzerillo che invece proponeva una mostra sul teatro Pascolini e da cosa nasce cosa, così è venuta fuori questa idea di partire dal teatro Pascolini per arrivare poi, per seguire l'evoluzione del teatro, del cinema, della Sala Feltria fino al Ducale, e quindi è venuta fuori effettivamente una cosa molto interessante da parte mia, che sono abbastanza ignorante. Io penso che molti non sappiano l'evoluzione di questo teatro e del cinema, e quindi ecco, sono convinta che ogni palazzo di Urbino, perché poi io non sapevo neanche che nel cinema ci fosse prima un convento, quindi proprio ogni angolo di Urbino nasconde veramente una storia. Quindi io ringrazio loro e ringrazio poi ovviamente chi ha collaborato, cioè Giovanni Volponi, che effettivamente ha seguito i lavori, da allestito insieme a Carlo Inzerillo, poi è stato aiutato da Ilario Toderi, da Attilio Fini, quindi ringrazio loro, e poi ringrazio coloro che hanno condiviso il materiale, quindi sono diverse persone: Esther Arceci, Ivana Cesaroni, Francesco Duranti, Stefano Mancini Zanchi e Paolo Marchetti Felici Giunti. Loro hanno prestato e hanno condiviso con noi il materiale che, come dicevo prima con Esther, non è che tutti sono disponibili, molti sono gelosi, quindi. E poi vabbè, ringraziamo ovviamente il Legato Albani che ci ha ospitato, che è sempre molto disponibile, e l'Archivio di Stato di Pesaro, e la Biblioteca Universitaria, e tutti voi che naturalmente siete qui, e se anche invitate altre persone ci farebbe piacere che fosse una mostra molto visitata, perché è la storia della nostra città, una storia tra l'altro molto sconosciuta, quindi ci farebbe molto piacere che venisse visitata, conosciuta. Quindi solo questo, grazie a tutti. E do la parola naturalmente a... Prima di cominciare il mio breve preambolo, volevo dire ringraziare soprattutto chi ha avuto la bellissima idea di dotarci di una colonna sonora, visto che siamo in tema di cinema. Fondamentale. Dunque, la storia del cinema locale comincia nel 1907 e il cinema viene poi dotato di impianto elettrico e acqua corrente nel 1909. Quindi la data d'inizio degli spettacoli cinematografici è il 1909, marzo 1909. Però questa storia, la cosa curiosa che pochissimi sanno qui a Urbino, è che la storia del cinema locale comincia, udite nel 1637, quando il cinema non esisteva ancora, chiaramente. Quindi, come potrete vedere nei primi due pannelli, nei disegni del Settecento, dalla storia, dalla breve storia che c'è, dello statuto del 1721, siamo molto indietro negli anni, ma come si arriva da lì al cinema locale? Percorso strano, ma senza soluzione di continuità. In pratica, nel 1637, dopo che il Ducato era finito da 6 anni, gli spettacoli, l'intrattenimento non c'era più a Urbino. Un'accademia di giovani nobili urbinati, uno per famiglia, in numero di 30, si erano riuniti per ridare vita culturale alla città, e si chiamò Accademia dei Nobili Signori Pascolini. Pascolini non è un cognome, ma è un nome arcadico. Cosa significa? Il loro motto era Vernant Pasqua, cioè riverdiscono i prati della cultura, e i pascolini erano coloro che si pascevano di questo nuovo nutrimento per dare vita e cultura alla città, specialmente le opere in musica, più che le recite in prosa. Quindi si dà avvio a questo, a
questo teatro ha una sola balaustra in una stanzone del piano terra del Palazzo Ducale, poi il teatro viene ampliato nel 1721 a tre ordini di palchetti, come si vede in quel bel disegno del 1738, e conteneva 240 persone. La fama del teatro si estende in ambito regionale o anche interregionale, ebbe come ospiti il re d'Inghilterra, la duchessa di Brunswick. Al teatro di Pasqualini si legano anche alcuni avvenimenti storici che poi ho descritto in un lavoro per l'Accademia Raffaello più dettagliatamente. E questo teatro, questa accademia continuò la sua attività fino, pensate, fino al 1848, quando furono rappresentate due opere, una di Verdi e una di Donizetti, in questo teatrino che cominciava un po' a scricchiolare, per la verità. I Pasqualini sono anche i primi azionisti, si unirono in società come azionisti per la costruzione del nuovo Teatro Sanzio, del quale si cominciò a parlare almeno già dal 1830, perché si sentiva l'esigenza di un teatro più grande. Ci sono tutti i documenti completissimi, c'è scritto tutto nel fondo storico del Comune, tantissime carte, dove ci sono i dibattiti, i capitoli di spesa, gli statuti, i contratti con l'architetto Ghinelli, c'è di tutto e di più, quindi è tutto ben leggibile. Ora, questo teatro, attivo fino al 1848, nel 1853 viene inaugurato il Teatro Sanzio, ma questo teatro piccolino continua a lavorare per spettacoli minori, di beneficenza, per spettacoli di ragazzi fino al 1879. Poi nel 1881 viene demolito e viene costruito l'Istituto d'Arte, dove ora c'è questo, dove c'era questo cinema, questo teatro in legno. A questo punto cosa succede? I nobili non hanno più il loro teatro, ma per spirito aristocratico di offrire un servizio alla città, decidono di utilizzare i soldi che sono rimasti in cassa per poter creare una sala ricreatorio in un'altra parte della città, per spettacoli popolari, spettacoli minori, e individuano l'edificio che si trova, cioè che corrisponde oggi alle Poste. Ci avviciniamo appunto alla storia del cinema. In primi tempi, in questa sala venivano fatti spettacoli di recite per bambini, anche dei comizi politici in qualche caso, un po' di tutto, diciamo una specie di teatro minore rispetto al teatro grande, al Teatro Sanzio, che conteneva il doppio degli spettatori del vecchio teatro dei Pasqualini. Ora, cosa succedeva? Che in questo spazio agivano gli artigiani, gli artieri e gli operai di Urbino, era una società di mutuo soccorso. E in questo spazio, che era però di proprietà del comune, i Pasqualini concedono a questa società, associazione di mutuo soccorso, concedono 1.360 lire, depositati in due libretti in due banche diverse, concedono questo denaro a patto che la sala che si andava a costruire al posto della ferriera si chiamasse Sala Pasqualini, che poi divenne Cinema Pasqualini, e lì c'è una rarissima fotografia dove si vede ancora l'insegna Cinema Pasqualini, veramente rara, e siamo già arrivati alla fine dell'Ottocento, i primi anni del Novecento, a cavallo del secolo. Cinema Pasqualini è il nuovo nome, poi diventa Cinema Teatro Pasqualini, e lì c'è una bellissima carta intestata in stile Liberty che poi vedete che corrispondeva a quando era Cinema Teatro, e si facevano anche lì degli spettacoli già di un discreto livello. Il passaggio definitivo è il 1927, quando il podestà del vecchio di Urbino decide, a dispetto degli ultimi superstiti dell'Accademia dei Pasqualini, decide di cambiare il nome in Sala Feltria, e ci siamo, Sala Feltria, perché come c'è scritto lì nel decreto del podestà che è stato riprodotto, e un nome che ricordasse gli antichi splendori del Montefeltro, nome plausibilissimo, però con grande rabbia dei discendenti del conte Zeffirino Nardini, uno dei più ardenti Pasqualini, e il figlio mandò due lettere che sono conservate all'archivio di Stato, arrabbiatissimo, sdegnato contro il podestà perché aveva cambiato il nome
in Sala Ferri, che venne poi data in contratto per 2 anni a un tale Guglielmo Trudo di Perugia, che non era un poco di buono, ha avuto anche delle beghe giudiziarie. Dopodiché arriva il papà di Paolo Tomasini, che acquista nel 1934 la Sala Ferri. Va avanti ancora per qualche anno e poi la storia si completa con la costruzione del cinema ducale al posto, negli spazi del convento di Santa Maria della Torre. E qui finisce, diciamo, la mia parte, l'antefatto del cinema ducale, che invece vi illustrerà con, diciamo, con più dati il signor Giovanni Volponi, curatore della mostra. Allora, ringrazio per questo titolo che però non mi appartiene in realtà, nel senso che io ho semplicemente cercato di raggruppare per argomento, diciamo, soprattutto argomento cronologico. Poi in fondo negli ultimi pannelli trovate anche delle serie più tematiche, diciamo, per esempio tutte le attività extra cinematografiche che, pur partendo dall'inizio fino ad oggi, le abbiamo raggruppate in un unico settore. No, dicevo, io in realtà il mio lavoro è stato quello di raccogliere il materiale, diciamo, fare un po' d'assunto di tutto il materiale che avevano nei loro magazzini, fondi e chi più ne ha più ne metta, i proprietari del cinema ducale Tomassini e qualcun altro, qualche altro prestatore che ha dato qualche foto di completamento. E una volta appunto capito qual era tutto il materiale, abbiamo insomma cercato di dare un po' un filo logico a tutto il discorso, che è il seguente: dopo appunto i primi 2 pannelli dedicati al Teatro Pascolini fino, diciamo, alla trasformazione in Sala Feltria, che appunto ha curato il professor Inzerillo, passiamo al terzo pannello, che invece è dedicato interamente alla Sala Feltria. Abbiamo anche una vetrina con 2 documenti che è proprio sottostante. Abbiamo appunto la foto dell'interno della Sala Feltria che quasi nessuno conosceva. Abbiamo soprattutto 3 foto veramente significative che ci dicono il passaggio di com'era l'edificio, che attualmente sono le poste, la sede delle poste di Urbino, com'era prima, quando era ancora, diciamo, era l'antico refettorio dei frati francescani, trasformato in appunto in ferreria. Poi successivamente la sala del cinema Pascolini e infine la nuova facciata costruita nel 26 sotto il fascismo, appunto molto più bella, molto più moderna, che corrisponde appunto alla foto dell'interno che era stato tutto restaurato. Nel 4° pannello invece troviamo parla del convento di Santa Maria della Torre, quindi di tutte le foto storiche che si credevano non esistere più, invece appunto nell'archivio di Tomasini sono state reperite 4 splendide foto della facciata, insomma, e dei vari lati del convento, che occupava quasi tutto un isolato, da via Udassi fino a via del Fiancale sottostante. Aveva 2 orti, aveva questa facciata che si affacciava verso sud, diciamo, verso sud-est, che era a 3 logge, una sopra l'altra, insomma 3 piani di logge aperte verso nel panorama verso il mare, insomma, quindi doveva essere un convento bellissimo. La chiesa, la vetrata di Timoteo Vitti, che oggi è conservata a Palazzo Ducale, quindi un piccolo capitoletto dedicato al convento. Nel pannello successivo invece vediamo tutte le foto del cantiere appunto del cinema ducale, con il totale sventramento del convento, che oggi non esiste più e di cui rimane solo una cosa, che è l'edicoletta di una Madonna col Bambino, che è stata prontamente dai proprietari preservata e poi ricollocata nella stessa identica posizione di prima. Nella bacheca invece potete vedere il papiro, per certi versi, nel senso che è un rotolo in cui ci sono tutti i piani dell'antico convento, e anche lì una fonte preziosissima per chi magari volesse fare uno studio sul convento, perché abbiamo tutti i piani e vediamo quanto era articolato e quanto era grande questo convento risalente al 1300. Nei 2 pannelli successivi invece abbiamo alcuni fotoconfronti tra la sala
come era ieri e come oggi, quindi anche foto attuali del cinema ducale, e invece in quello subito prima abbiamo alcune foto interessanti, un po' suggestive dell'inaugurazione, a cui partecipò il sindaco, ovviamente il parroco di San Bartolomeo, che era la parrocchia in cui ricadeva il cinema ducale, e alcune particolarità architettoniche del cinema che fu progettato negli anni 30, e questo bisogna sottolinearlo, venne progettato con tante accortezze, con un cinema molto grande, veramente un pioniere dei cinema italiani, direi. Tanto che oggi il cinema ducale non ha dovuto abbattere un mattone o mettere un mattone nuovo o cambiare una porta per ragioni di sicurezza. Questo sottolineiamo perché ha 8 uscite nella platea, 7 nella galleria, insomma ha 3 corridoi uno sopra l'altro. È veramente stato costruito con degli standard futuristici, direi, a livello proprio di metratura, di sicurezza e di tutto quanto, tanto che oggi non è mutato niente. Alcuni manifesti storici, per esempio quello di una produzione della Scala che si è spostato a Urbino quando il Teatro Sanzio non era agibile, è stato poi reinaugurato negli anni 80, credo nei primi anni 80, e tutte le manifestazioni si facevano al cinema ducale, quindi appunto abbiamo questo. Abbiamo un poster storico di Via Colvento, abbiamo una foto là della sala, ma non è tanto particolare la foto quanto il fatto che sulla destra vi è un autografo di Gino Bartali quando era all'apice del successo ed era venuto a Urbino e l'avevano portato a visitare nei primi anni 50, quindi pochi anni dopo dell'inaugurazione, l'avevano portato a visitare il Ducale come l'edificio più moderno della città sostanzialmente. Nella seconda saletta invece troviamo prima delle foto delle sale macchine, dei vecchi proiettori fino a quelli più moderni, troviamo le foto della sala 2 inaugurata nel 2000, troviamo delle foto dei gestori, per esempio ricordiamo l'unico dipendente diciamo storico del Ducale che è stato a storia del tutto, detto Dino, che ha lavorato fin da quando c'era la sala Feltri fino al 1980, di cui ci sono alcune foto. E poi abbiamo appunto tutta l'ultima sezione dedicata a tutte le attività extra, che non sono tutte, perché purtroppo la cosa peggiore, l'inconveniente peggiore nell'organizzazione di questa mostra è stata la mancanza quasi totale di documentazione fotografica di tutti gli eventi che si sono svolti al Ducale. Non si usava. La risposta più comune che ci è stata data è non si usava a fare foto. Forse era normale in effetti, probabilmente nemmeno oggi ci sono tantissime persone che quando magari viene un grande attore a teatro si mettono a fare le foto a lui che resta, anche se magari oggi con il cellulare, insomma siamo tutti più alla portata di mano, però una volta era diverso. E quindi siamo appena appena riusciti a fatica a ritrovare per esempio la foto con Bud Spencer, quando era venuto a presentare il suo film, alcune foto di Veglioni, una sfilata, recite delle elementari e poi invece più recenti, le foto del comizio di Matteo Renzi quando faceva le primarie, una foto di un'assemblea studentesca, di una recita della Befana, di uno spettacolo della Befana del 94 e si chiude con le due foto del Nevone del 2012 in cui l'ingresso del cinema ducale era sbarrato da un metro e mezzo abbondante di neve. Quei due piccoli quadratini rosa invece sono un tesserino che dimostra come il cinema ducale venisse utilizzato molto anche dagli studenti dell'università. In quel caso si tratta di un tesserino che è rimasto dal caso nel cinema e che loro hanno conservato, di un corso estivo di lingua italiana di proprietà di una studentessa straniera. Nelle teche poi, qua nella seconda stanza, trovate molte cose interessanti. Tanti cartelloni storici, tanto materiale veramente curioso, uno per tutti, per esempio il catalogo del film Una Vergine per il Principe, che fu girato a Urbino nel 1965. Oppure, per esempio, abbiamo il primissimo film di Stanley Kubrick e invece uno degli ultimi. Abbiamo dei cataloghi particolarissimi, tra cui uno a forma di charme. Abbiamo due cataloghi degli albori di Cinecittà, che sono poi quelli che vedrete anche su nel video della saletta proiezioni. Nelle vetrine invece di questa sala trovate in questa qui al centro alcuni obiettivi storici con sotto i manifesti del primissimo film che inaugurò il
30 ottobre del 1950 le proiezioni del Ducale. La proiezione inaugurale la vedete benissimo in quelle due foto in cui si vede il teatro pieno stracolmo, che all'epoca poteva contare 1150 posti, oggi ridotti a 700 perché le sedie sono, le poltroncine sono più ingombranti e perché i corridoi si sono dovuti un po' allargare. Nell'altro tavolo invece vedete delle bobine storiche che oggi ovviamente non si usano più perché i proiettori sono diventati tutti digitali, i film arrivano via internet, e invece là sulla destra l'unica cosa rimasta della sala Feltre, oltre alla poltroncina di legno, che è un lampadario. Un lampadario della sala Feltre che potete benissimo vedere nella foto, appeso al soffitto ce n'erano quattro e uno è quello lì. Nell'altra sedia che ce l'ha invece è una delle poltroncine storiche del cinema Ducale. Quelle lì invece sono due poltroncine diciamo più recenti, giusto per mettere un po' tutta la cronistoria anche delle poltroncine. Io mi fermo qua e lascio la parola a Costantina che da parte appunto dei gestori del cinema Ducale chiude questa inaugurazione. Grazie a tutti di essere venuti. Io volevo ringraziare a nome della famiglia tutto il gruppo della Pro Urbino, sia Giovanni, Attilio, Carmen, perché se non ci fosse stata la loro tenacia a spingerci a tirar fuori dai nostri archivi la documentazione che possediamo, che avevamo lì sempre conservata, ma che con un po' di pudore ci vergognavamo anche persino ad esporre, perché ci sembrava che il cinema Ducale non potesse rappresentare la storia di Urbino, che potesse interessare a pochi soggetti, che era vissuto come qualcosa di molto intimo e personale. Quindi avete dovuto anche, come dire, superare la barriera del riservo, no? Perché oddio, lo facciamo vedere, ma poi che diranno, ma cos'è? Non eravamo così. E poi anche l'organizzazione, la disponibilità, la fatica che avete fatto, perché noi a parte fornire documenti non abbiamo usato detto proprio chiaro e tondo, dalle pulizie, dall'esposizione, dalle fotografie che Carlo ha fatto, che è venuto, impiegato due giorni per venire a fotografare, ha modificato insieme con Giovanni. Quindi devo dire la verità, oggi è un momento di grande soddisfazione, anche di emozione, detto chiaro e tondo, e soprattutto vi ringraziamo ecco, per questa possibilità che ci avete dato, e anche non solo a noi, detto chiaro e tondo, è bello che gli urbinati, se vogliono, possono ricostruire una parte della storia di Urbino, che attraverso l'attività dello spettacolo, che dalla metà del Seicento è arrivato fino ai giorni nostri, con alti e bassi, con momenti di successo e con momenti di grandissima crisi. Tra i vari documenti ce n'è uno particolare, un documento in cui testimonia che subito dopo la guerra, quando mio suocero ha voluto riprendere la costruzione per portarla a termine del cinema Ducale, si è trovato a corto di soldi e ha ricorso a una sottoscrizione pubblica, ha fatto una società, uno statuto, per cui molti cittadini di Urbino hanno aiutato a portare a termine la costruzione del cinema Ducale. Inoltre mio suocero e il signor Agostini, che era il socio di mio suocero, si erano impegnati in questa attività di ricostruzione subito dopo la guerra, a far lavorare maestranze urbinati. Perché? Perché era un momento importante, era difficile trovare il lavoro, le famiglie vivevano in una condizione veramente di povertà, di indigenza, quindi era importante anche questo aspetto. Molti sono stati anche, hanno lavorato anche aspettando di essere pagati, e quindi dobbiamo oggi queste persone, non so se ci sono presenti dei familiari, dei discendenti, però vorrei conservare la memoria e ricordare quanti hanno aiutato la baracca, chiamiamola così, del cinema Ducale ad andare avanti. Poi ci sono state anche delle maestranze particolarmente capaci,
nel senso che hanno saputo fare, prima Giovanni ha ricordato il progetto avveniristico, ma ci sono stati anche artigiani che hanno saputo completare questo ardito progetto con la loro capacità creativa, con la loro precisione. Quindi diciamo che è una bella cosa oggi, siamo soddisfatti, contenti, ci sono tanti assenti che non ci sono più proprio, non è che non sono venuti, non possono proprio, sono da un'altra parte, però è una bella cosa. Grazie Giovanni, grazie a tutti quanti. Non tutti insieme, perché ho paura che questo soppalco che è posticcio non regga tutti noi, però di sopra ci sono 15 poltroncine, quindi pian piano, visto che il video dura 5 minuti e non è lunghissimo, insomma, potete magari un po' soffermarvi a vedere la mostra e invece qualcuno andare appunto su a vedere questo video molto interessante, corredato da musiche d'epoca che conoscerete tutti, tipo Baciami Piccina, Maramao perché sei morto e via dicendo, insomma, su questi cataloghi degli albori di Cinecittà. E grazie di nuovo, buona visita.